Giorgia Zai, intervistato da Rete Veneta, resta ottimista, i veneti hanno diritto ad una risposta. Maxi blitz in campo Marzio, decine di uomini delle forze dell'ordine con i cani poliziotti in azione. Rifiuti, dopo i servizi di Rete Veneta partiranno incontri di informazione per i campi nomadi sulla raccolta differenziata. Videomessaggio dello scrittore Marco Ghiotto, la ZTL a fascia oraria va approvata per poter dire sì o no. Insediato il nuovo consiglio provinciale di Vicenza, il presidente Francesco Rucco assegna gli incarichi. Cerca chi ha fatto sparire alcuni gatti, la guardia zoofila trova un bracconiere che nasconde 14 specie di uccelli protetti. Questo è TG Vicenza, un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori e ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Partiamo, apriamo il telegiornale parlando di autonomia, anche oggi facciamo il punto su questa battaglia del Veneto per una gestione responsabile della pubblica amministrazione. I nostri microfoni, il presidente del Veneto Luca Zaia, che parte parlando della risposta che dà ai governatori del Sud che guidano la rivolta, ma sentiamolo ai nostri microfoni. La verità è che noi dobbiamo dialogare direttamente con i cittadini del Sud, con la foresta che cresce di persone per bene che non hanno nulla a che fare con chi va a dire che l'autonomia porterà a minor sanità, che l'autonomia porterà guai. Ma senta, mi lasci dire, ma che guai può portare la gestione della soprintendenza in Veneto alla Calabria? O che guai può portare la gestione del demanio Veneto in Veneto alla Campania? O che guai può portare la gestione della valutazione di impatto ambientale dei fatti veneti in Veneto, che so, alla Sicilia? Ma qualcuno sta vendendo questa suggestione come la fine di tutte le opportunità per il Sud, ed è scandaloso. Il Sud deve liberarsi letteralmente da chi comunque vuole continuare a mettere il coperchio sopra la pentola. Se arrivano altri ostacoli dal Movimento 5 Stelle, che accadrà? Ma non debbono arrivare. Sarebbe poco serio, non sarebbe rispettoso degli impegni presi con i cittadini, e immagino ci sarebbe anche l'implosione del movimento, visto e considerato che chi è in questa regione andrebbe in grossa difficoltà. Ma passerebbe anche il principio che hanno ragione i Nunez, il defalco della situazione, e non Di Maio. Io ho fiducia che nella partita Di Maio-Savini questa partita venga risolta velocemente. Questa settimana è previsto l'incontro Di Maio-Salvini-Conte. È fiducioso? Io sono fiducioso, lo sono perché la Lega è un inguaribile ottimista, Salvini ci ha sempre sostenuto in questa partita dell'autonomia. Dall'altro debbo anche dire che i 5 Stelle hanno comunque sostenuto il sì all'autonomia, i 5 Stelle in Veneto sono per l'autonomia, noi abbiamo presentato un progetto serio, in linea con la Costituzione. Guardi, nessuno può dire che abbiamo fatto robe da furbi, c'è esattamente quello che prevede la Costituzione, ed è vergognoso che si vada a dire ai cittadini che quello che è previsto in Costituzione diventi un reato quasi, no? I veneti hanno diritto ad una risposta perché hanno fatto un referendum. 5 Stelle hanno sostenuto il sì, coerentemente, hanno sostenuto nel contratto di governo l'autonomia del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Per cui spero che una soluzione la si trovi. Sono un inguaribile ottimista, dico sempre che solo i pessimisti non fanno fortuna, e così è. Andiamo avanti con la cronaca. Blitz delle forze dell'ordine oggi in campo Marzio, decine di uomini passano al setaccio l'area, la prima operazione in questa zona voluta dal nuovo questore di Vicenza. Alle 15 in punto le forze dell'ordine entrano in azione da più punti di Campo Marzio, troppo spesso al centro della cronaca per episodi di spaccio e degrado. Gli agenti di polizia, con il supporto degli uomini della polizia municipale e dei militari dell'esercito, bloccano i vari punti d'accesso della grande area verde, si muovono decisi in divisa e borghese anche con il supporto del cane poliziotto. Almeno una ventina di uomini stendono una rete che passa al setaccio prati, panchine e luoghi appartati. È il primo maxi controllo di Campo Marzio da quando si è insediato il nuovo questore Bruno Failla, presente senza farsi troppo notare, ma pronto a supervisionare e sostenere il blitz dei suoi uomini. Numerose le persone controllate, alcune trasferite in questura per approfondire l'identificazione. I vicentini che attraversano la zona sono incuriositi, ma anche soddisfatti del blitz. Molti turisti o chi è arrivato da fuori città per lavoro, tutti favorevolmente colpiti. Meno male che ci sono, era ora che facessero qualche cosa, quindi ben vengono i controlli. Lei passa spesso di qua? No, raramente, però è la prima volta che vedo un interessamento di questo tipo qua, positivo. Noi non siamo di qui, siamo pugliesi, stiamo facendo un po' di vacanza, ce ne siamo accorti che non è una zona tanto tranquilla. Quindi vedere così tanta polizia fa sentire più tranquilli? Sì,
Sicuramente. Abituato probabilmente ad altre realtà e a situazioni peggiori, questo cittadino americano sostiene i controlli. In generale mi fa molto piacere che la polizia tenga sotto controllo la situazione. Sanno fare il loro lavoro, danno sicurezza ai cittadini, che così non devono temere nulla e si sentono protetti. Il centro storico, non c'è nessuno, è tutto ordinato, pulito. Lo fa sentire più tranquilli, insomma. Sì, no, non c'è dubbio. Ci vuole, è necessario che ci siano qua, non si capisce più niente. Non ho mai visto al sud tanta polizia per proteggere. Sì, sì, per la nostra sicurezza, sì, sono d'accordo. Passa spesso la Audi qua? No. Il blitz dura circa un'ora, poi rimane un presidio a controllare la grande area verde. Tra i commenti favorevoli dei passanti, compreso questo turista che arriva dalla Grecia. Yes, very very happy. Good, police very very good. E adesso torniamo a parlare del video shock che vi abbiamo mostrato in anteprima noi di Rete Veneta, un ladro che all'alba mette a segno una spaccata in Viale della Pace. Si tratta del 12° colpo in poche settimane. Sul caso interviene anche il segretario cittadino della Lega. Degrado e criminalità, il cocktail che ormai a Vicenza si beve da tanto, troppo tempo. Fa ancora discutere il video shock che noi di Rete Veneta abbiamo ricevuto dall'associazione Vicenza ai Vicentini. È l'alba, sono da poco passate le 6:30 del mattino quando un ladro, con un piede di porco, dopo aver forzato la finestra di un negozio, con tempi da velocista, in 45 secondi, entra ed esce col suo bottino di 70 euro. La scena viene ripresa da una telecamera di sicurezza privata. Siamo in Viale della Pace, dove salgono a 12 in due mesi i furti messi a segno. Sono stati derubati una pasticceria, una parrucchiera, due barbieri, due agenzie assicurative, un supermercato e un altro paio di attività, oltre a un colpo tentato e andato storto in un istituto di bellezza. Spesso i danni a porte e finestre sono maggiori del bottino con cui fuggono i malviventi. Sul caso interviene anche il segretario cittadino della Lega, Matteo Celebron, che commenta il video di Rete Veneta. Beh, la microcriminalità purtroppo crea questi danni e di questo passo converrebbe ai negozianti lasciare le finestre aperte per evitare così i danni strutturali e magari lasciare 100 euro sopra il tavolo. A parte gli scherzi, è un grave danno che subisce un commerciante, l'ennesimo furto che va combattuto anche a livello nazionale con normative molto più severe e per far sì che questi delinquenti, una volta arrestati, una volta presi, stiano veramente in carcere e non tornino a fare danni in città. Vediamo adesso insieme il tema del nostro TG Linea Aperta. Avete un problema davanti a casa? Ditelo al vostro sindaco. Aspettiamo tutti i vostri messaggi con le vostre segnalazioni all'indirizzo mail oppure con un messaggino al numero che state vedendo nella nostra grafica. Parliamo adesso di rifiuti, perché dopo i servizi andati in onda nei nostri telegiornali parteranno degli incontri di informazione per i campi nomadi sulla raccolta differenziata. La raccolta è differenziata, ma i cittadini sono tutti uguali, non smetteremo mai di ripeterlo. È diventato un vero e proprio caso quello sollevato da Rete Veneta sulla gestione dei rifiuti davanti al campo nomadi di Viale Cricoli a Vicenza. Tutto è nato dalla segnalazione sul nostro gruppo Facebook di una telespettatrice che chiedeva chiarimenti e i vicentini, dopo il nostro servizio, si erano espressi immediatamente a favore dell'istanza che abbiamo lanciato. Anche i campi nomadi devono fare la raccolta differenziata. Dovrebbero farla tutti, a prescindere. Dovrebbero farla tutti. È obbligatorio questo, cioè ci vuole poco a capirlo comunque. Bisognerebbe sensibilizzare tutti. Non ci sono neanche i cassonetti giusti però lì. Che davanti al campo nomadi di Viale Cricoli non ci siano i cassonetti corretti lo avevamo documentato anche noi con le nostre telecamere e toccherà prima di tutto ad AIM rimediare il prima possibile, come ci aveva promesso anche l'assessore competente Lucio Zoppello. Dopo la vostra segnalazione appunto su Rete Veneta, noi abbiamo già attivato delle iniziative, innanzitutto con la collaborazione della collega Silvia Maino, che si occupa di sociale, proprio per portare a far sì che ci sia da un lato informazione e formazione per quanto riguarda la
attuazione della raccolta differenziata, cosa che appunto deve essere fatta da tutti i cittadini, i nomadi compresi. Assessore, ha sentito che cosa ci aveva detto Lucio Zoppello? La raccolta differenziata deve essere portata anche nei campi nomadi, ma prima bisogna fare un periodo di formazione e di informazione. E sono cavoli suoi. Tocca a lei. Tocca a me. Allora, io avevo sentito l'intervista e in effetti è corretto quello che ha detto il collega, perché la raccolta differenziata è un dovere di tutti. Tutti i cittadini la devono effettuare e nella maniera corretta. Noi abbiamo trovato diverse zone, diversi quartieri di Vicenza che hanno problemi con la raccolta dei rifiuti, lei lo sa. Certo. Quindi formazione e informazione benissimo per i nomadi, probabilmente ce n'è bisogno anche per altri cittadini. Esatto, noi cogliamo l'occasione per farla per tutti e andremo anche nel campo a formare, a spiegare bene, perché porteremo, come le aveva accennato l'assessore Zoppello, la differenziata anche nei campi. Andremo anche nei campi a spiegare bene come si fa. I tempi quali sono? Ma abbastanza immediati, insomma, non ci vuole 6 mesi, insomma, per fare questa cosa, il tempo di organizzarla. Bene, quindi anche i campi nomadi potranno avere la loro raccolta differenziata, sia in Viale Cricoli che in Via Diaz, perché l'integrazione è questa, è pari diritti, pari doveri. Bene, e allora ringraziamo l'assessore Silvia Maino, noi aspettiamo di vedere però con i nostri occhi la raccolta differenziata nei campi nomadi di Vicenza. Fino ad allora, lo sapete, la questione per noi non finisce qui, ma continua. ZTL a fasce orarie in corso Fogazzaro. Dopo il nostro servizio di ieri interviene lo scrittore vicentino Marco Ghiotto con un videomessaggio proprio noi di Rete Veneta. Un caro ed affettuoso saluto agli amici di Rete Veneta. Intervengo in merito al discorso di Corso Fogazzaro, traffico sì, traffico no. Bene, intervengo da uomo di cultura, non chiaramente da tecnico della viabilità, ma intervengo anche da persona che conosce molto bene Vicenza, le sue abitudini, e conosce i cittadini, conosce i vicentini. Non nego che da uomo di cultura mi piacerebbe avere una città pedonale, una città in cui la ZTL sia più estesa, una città con negozi d'arte, con mercatini, ma non nego anche di avere memoria e di essere un uomo pragmatico. E da pragmatico ricordo come l'anno scorso in campagna elettorale la stragrande maggioranza delle persone che vivono a Corso Fogazzaro, vuoi per motivi commerciali o residenziali, chiedeva la possibilità di avere perlomeno una finestra di prova di riapertura al traffico. E la stanno chiedendo ancora adesso, perché come giustamente avete fatto notare voi, cari amici di Rete Veneta, c'è una minoranza, pur sempre rumorosa, ma una minoranza netta che è per il no. Per cui, per quanto mi riguarda, la prova di 6 mesi per vedere cosa succede e come funziona è più che auspicabile. Poi vada come vada, se va bene si va avanti, altrimenti sarà stato giusto provare. Grazie. Si è insediato il nuovo consiglio provinciale. Il presidente Francesco Rucco ha distribuito le deleghe e nominati i rappresentanti negli enti collegati. Si è riunito per la prima volta a Palazzo Nievo, sotto la presidenza di Francesco Rucco, il nuovo Consiglio Provinciale di Vicenza, per le prime operazioni pubbliche ufficiali e per insediare i 16 nuovi consiglieri. All'esame, infatti, c'era innanzitutto la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti, dopo la votazione del 3 febbraio, con la convalida. Spazio poi a 2 questioni tecniche, con le modifiche al regolamento per la zona faunistica e l'acquisizione di alcune aree stradali. Infine, all'ordine del giorno, la nomina di 3 rappresentanti nell'UPI, l'Unione delle Province d'Italia, e dei consiglieri provinciali in seno ai consorzi di bonifica Brenta, Adige Euganeo e Alta Pianura Veneta. Dopo le esperienze degli anni scorsi, anche quest'anno CGL, CISL e UIL chiedono di poter avere un confronto con i sindaci. I sindacati vicentini chiedono un confronto con i sindaci del territorio per trovare collaborazione sui temi più delicati come i servizi pubblici locali, il sostegno alle fasce più deboli, l'assistenza sociosanitaria. I sindacati lanciano un appello ai sindaci per organizzare al più presto un incontro, sperando che tutti raccolgano l'invito. Tra i punti salienti anche la riorganizzazione della pubblica amministrazione, la tutela dei redditi, le politiche sociali e i servizi sociosanitari. Ci aspettiamo innanzitutto l'incontro. Non tutti i sindaci ad oggi ci danno l'incontro, questo è successo gli anni precedenti. Quest'anno vogliamo lanciare, perché faremo anche degli incontri di verifica successivi, delle conferenze stampa di verifica successive, vogliamo lanciare questa iniziativa, la lanceremo in tutti i 120 comuni e vogliamo incontrarli tutti.
Una bambina di 10 anni di Vicenza è stata salvata dal padre mentre rischiava di annegare e si trovava in vacanza con la famiglia. Brutta avventura per una bimba di 10 anni che stava trascorrendo una vacanza con la famiglia alle Maldive nell'Oceano Indiano. La ragazzina si era tuffata in acqua ma ha avuto un malore improvviso. Il padre si è immediatamente tuffato raggiungendo la bambina e trascinandola fino alla riva dove è stata soccorsa dopo aver bevuto parecchia acqua. Attualmente è ricoverata nell'ospedale della capitale dove è arrivata in aereo per approfondire le cause del malore. Attualmente comunque le sue condizioni sono invece buone in attesa di essere dimessa e poter rientrare in Italia con la famiglia. E adesso le altre notizie di oggi da Vicenza e provincia. Schio, scontro tra un furgone e un'auto lungo la provinciale maranese, il bilancio di 2 feriti. La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Schio ha messo in sicurezza i mezzi e estratto dall'auto il conducente che era rimasto incastrato nell'abitacolo. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del SUEM 118 e trasportato in ospedale dove è stato accompagnato anche l'autista del furgone uscito da solo dal suo automezzo. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'incidente per stabilirne le cause. Le operazioni di soccorso sono durate circa un'ora. Lonigo, i carabinieri hanno denunciato al tribunale di Vicenza un 36enne di Taranto per il reato di truffa. Le indagini sono partite dopo che su una pagina internet di inserzione online era stato messo in vendita un elettrodomestico. Una donna di 57 anni di Lonigo si era detta interessata e aveva effettuato un bonifico di 150 euro su una carta prepagata, intestata all'indagato, che poi si era reso irreperibile. A quel punto i carabinieri sono riusciti a risalire a lui, a identificarlo e a denunciarlo. Lungare, le guardie zoofile stavano indagando su alcuni gatti spariti e invece sono incappati in un bracconiere che nel suo garage teneva invece, in condizioni terribili, 14 uccelli in modo illegale, senza documenti di provenienza e appartenenti a specie protette. Vivevano in gabbiette molto piccole, uno di loro era anche ferito. L'uomo è stato denunciato sia per violazioni alla legge sulla caccia che per maltrattamento di animali. Rete Veneta è sempre più vicina a voi telespettatori anche su Facebook con il gruppo Amici di Rete Veneta Vicenza. Gli amici di Rete Veneta, nasce il nuovo gruppo Facebook per tutti i cittadini che vogliono portare idee, proposte e progetti, ma anche segnalare e documentare con foto e video disagi e problemi, suggerendo le possibili soluzioni. Noi rappresenteremo i temi proposti nella community alle autorità competenti. Dunque, se non lo avete ancora fatto, mettete mi piace sulla pagina Facebook di Rete Veneta, poi sulla colonna di sinistra cliccate su gruppi, quindi cliccate sulla pagina Gli Amici di Rete Veneta Vicenza. Una volta dentro, andate sul pulsante iscriviti al gruppo e il gioco è fatto. Ora non vi resta che aspettare l'approvazione e da quel momento in poi potrete scrivere, commentare, ma soprattutto inviarci le vostre segnalazioni. Da oggi siete voi a fare la televisione, le nostre porte sono aperte. E allora ricordate, amici di Rete Veneta Vicenza, vi ricordo che questa sera torna Focus con il direttore Luigi Baccialli a partire dalle 21.15, ospiti in studio Fabio Bui, Matteo Celebron, Roberto Marcato, Rosa Poloni, Giacomo Possamai e Simonetta Rubinato. Come sempre mandate numerosi i vostri sms. Da Vicenza è tutto, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata, arrivederci. Frattin Auto a Cassola, consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani: leggera variabilità, con tratti soleggiati alternati a passaggi di nubi in prevalenza alte. Probabili foschie, locali nebbie durante le ore più fredde, in sollevamento e in parziale diradamento nel corso della giornata. Temperature minime pressoché stazionarie, massime in lieve o contenuto aumento su valori di qualche grado superiori alla norma. Venti in quota da nord, in prevalenza moderati. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it